La profezia di Malachia fino all'ultimo Papa. Cari amici, bentornati nel canale di Amici di Preghiera. Oggi parleremo della profezia di Malachia, ma prima di iniziare con il video, come sempre, vi invitiamo ad iscrivervi al canale ed attivare le notifiche. La profezia di Malachia è una lista dei 111 proverbi latini, ognuno dei quali fa riferimento a un pontefice della Chiesa Cattolica e inizia col Celestino II, che fu eletto nel 1143. Vissuto tra il 1094 e il 1148, San Malachia fu inizialmente vescovo di Connor in Irlanda. Dopo un incontro a Roma con Papa Innocenzo II, venne nominato arcivescovo di Armagh e infine divenne il primario della Chiesa Cattolica in Irlanda. La sua vita fu permeata da una profonda santità e si distinse come un grande riformatore, riportando la disciplina e la moralità nella Chiesa d'Irlanda, che era stata colpita da un grave declino morale e da una crescente libertà dei costumi prima del suo arrivo. Verso la fine della sua esistenza, egli prese la decisione di rinunciare a tutte le sue cariche pubbliche, desiderando ritornare alla sua modesta condizione di monaco. Dopo la sua morte, Papa Clemente II lo dichiarò santo, riconoscendo così la sua santità e il suo contributo straordinario alla fede. Tuttavia, è importante sottolineare che la famosa profezia attribuita a questo santo irlandese venne resa pubblica solo nel 1595 da un monaco benedettino di nome Arnoldo Villon. La sua opera, intitolata Lignum Vitae, ha suscitato dibattiti tra gli studiosi, poiché alcuni mettono in dubbio l'attribuzione della profezia a San Malachia stesso. È importante sottolineare che la profezia non riguarda la fine dell'intero mondo, ma piuttosto suggerisce profondi sconvolgimenti che coinvolgeranno la Chiesa Cattolica, con conseguenze significative per la città eterna, Roma. Ma quando si verificherà tutto ciò? Dall'analisi del testo, non vi è nulla che faccia supporre che tra il 111° Papa nell'elenco di Malachia, Pietro Romano, debbano esserci altri pontefici. Tuttavia, la loro assenza dall'elenco fa pensare che non saranno veri papi, ma piuttosto dei leader di un'istituzione che ha perso ogni legame con il vero cristianesimo, trasformandosi in una mera organizzazione economica, pronta ad adattare la propria dottrina ai desideri e alle voglie del popolo per non perdere fedeli. Considerando i 111 papi a partire da Celestino II, l'ultimo autentico pontefice della Chiesa Cattolica dovrebbe essere Benedetto XVI. Come è noto, questo Papa ha compiuto un gesto estremamente raro nella storia della Chiesa, dimettendosi nel febbraio 2013. A occupare il suo posto è stato eletto l'arcivescovo di Buenos Aires, Bergoglio, che ha assunto il nome di Francesco. Nel frattempo, Benedetto XVI è stato designato come Papa Emerito. È inutile cercare di distorcere la realtà. Eravamo di fronte a due papi che vivevano contemporaneamente. Questa situazione è perdurata almeno fino al 31 dicembre 2022, quando è terminato il periodo in cui Benedetto XVI è stato Papa Emerito. Allorché Papa Ratzinger spirò, tali eventi furono preannunciati da numerose profezie, tutte intrise di un senso di inquietudine. A titolo esemplificativo, possiamo menzionare le profezie della Beata Caterina Emmerich, una monaca tedesca che nel dicembre del 1812 ricevette i segni delle stigmate. Già da tempo era nota per i suoi doni soprannaturali, tra cui soprattutto la veggenza e la profezia, e possedeva un singolare talento nel diagnosticare le malattie, spesso riuscendo a guarirle. Dall'agosto del 1812, ella portava sul petto una cicatrice a forma di croce che sanguinava ogni mercoledì, un segno misterioso e simbolico della sua vocazione profetica. La sua fama si era diffusa anche per aver predetto la rivoluzione francese, la caduta di Napoleone e il ritorno dei pellegrini in Palestina. Ma ciò che la rese ancora più celebre fu la sua capacità di guidare un gruppo di archeologi austriaci a scoprire l'abitazione in cui la Madonna e l'Apostolo Giovanni avevano dimorato presso Efeso, grazie a una mappa da lei disegnata in uno stato di veggenza. Ecco alcune delle visioni riportate da lei, trascritte in data 13 maggio 1820. In queste visioni mi fu dato di contemplare le conseguenze nefaste che questa falsa chiesa avrebbe portato con sé. Ho assistito all'aumento dimensionale di questa chiesa distorta,
con eretici di ogni genere che affluivano verso la città di Roma ed un'immensa oscurità avvolgeva l'intera scena. Successivamente, il 10 agosto 1820, mi fu rivelata una visione che mostrava il Santo Padre immerso in una profonda angoscia. Viveva in un palazzo diverso da quello di prima e ammetteva solo un ristretto numero di amici fidati a lui vicini. Ho dubbi sul fatto che questa visione riguardasse Benedetto XVI, ma ciò che è certo è che la profezia continuava a svelarsi. Temetti che il Santo Padre avrebbe dovuto affrontare numerose prove prima della sua morte. Inoltre, mi si mostrò chiaramente che la falsa Chiesa delle Tenebre stesse facendo progressi, esercitando una tremenda influenza sulle persone. Il 22 aprile 1823, la mia veggenza mi concesse di assistere a un certo numero di pastori che abbracciavano idee pericolose per la Chiesa. Essi costruivano una strana e singolare Chiesa che cresceva sempre di più. In quel periodo, un'ombra oscura avvolgeva tutto. Vedevo chiaramente come la Chiesa di Pietro venisse minata da un piano ordito dalla setta malvagia. Mi è stata rivelata un'altra visione inquietante: la costruzione di una nuova chiesa caotica e disordinata. E in tale chiesa non vi era nulla di sacro, ma solo cose deplorevoli. Ho osservato persone che giocavano, bevevano e chiacchieravano all'interno del luogo del culto, persino intrattenendosi in amori illeciti, e i sacerdoti che permettevano tutto ciò, celebrando la messa con grande irriverenza. Tornando all'elenco dei papi della profezia di Malachia, dobbiamo ammettere che molti dei motti descrivono con estrema precisione lo stemma del Papa, il suo cognome, il luogo di origine o un evento significativo del suo pontificato, ma altri rimangono oscuri e di difficile interpretazione. Di questo elenco mi limiterò a citare alcuni papi che si sono distinti in modo particolare. Paolo VI, il simbolo del massimo splendore floreale secondo l'iconografia dei fiori, è rappresentato dal giglio nel suo stemma. Giovanni Paolo I. Come il ciclo medio di una luna, è stato papa solamente per un mese, un breve periodo. Riguardo a Giovanni Paolo II, il motto «Il lavoro del sole» può essere interpretato in tre modi. Potrebbe riferirsi all'eclissi solare che avvenne il giorno della sua nascita, al suo paese natale, la Polonia, dove sorge il sole, o alla devozione alla Madonna di Fatima e al celebre miracolo del sole rotante nel cielo, avvenuto il 13 ottobre 1917 davanti a migliaia di fedeli a Fatima. Benedetto XVI, il Gloria dell'Olivo, era un benedettino e il simbolo dell'ordine benedettino è appunto l'olivo. Inoltre, Benedetto XVI è nato nel giorno del Sabato Santo e l'olio è un simbolo pasquale. Dopo l'elenco di questi 111 motti, troviamo la famosa frase: durante l'ultima persecuzione della Santa Romana Chiesa siederà Pietro il Romano, che guiderà il gregge attraverso molte tribolazioni. Dopo queste la città dei sette colli sarà distrutta e il terribile giudice giudicherà il suo popolo. Questa conclusione della profezia di Malachia, insieme alla profezia della beata Caterina Emmerich, richiamano ciò che è stato predetto dalla Madonna alla Salette nel 1846. Roma perderà la fede e diventerà trono dell'Anticristo. Gli uomini si corromperanno sempre di più. Concludo questa breve panoramica sulla profezia di Malachia con la questione del Papa Nero, che secondo la tradizione popolare dovrebbe essere l'ultimo Papa della Chiesa Cattolica. Tuttavia, è importante chiarire che nella profezia di Malachia non vi è alcun riferimento a questo personaggio. Questo video si conclude qui, ma vorremmo sapere cosa ne pensate. Lasciate un commento ed un like se il video vi è piaciuto. Ciao e a presto!